carrellata in breve di quelle che sono le impostazioni, diciamo, da dare a una campagna e come si imposta e quelle che sono, diciamo, le informazioni necessarie e fondamentali. Dunque, innanzitutto si deve dare un nome alla campagna. Poi un aspetto fondamentale è quello del target, quindi cioè di andare a scegliere bene quelli che sono sia i paesi verso i quali rivolgere la nostra azione di marketing, sia la lingua. Una cosa fondamentale è quella di evitare sempre di associare magari, non so, come paese target Germania con campagne in italiano, perché non vanno bene, non vanno di pari passo le cose, quindi sempre bene fare una campagna per ogni target. Se il target è tedesco, fare una campagna in tedesco verso paesi germanofoni, quindi Germania, Austria, Svizzera e compagnie. Quindi è un aspetto importante anche questo nella fase proprio di organizzazione della campagna. Poi andare, ecco, anche questo è una cosa da non sottovalutare, ovvero le reti e i dispositivi. Allora, come sapete, Google si suddivide in due reti, rete di ricerca e rete di display. Rete di ricerca è quella dove noi ogni giorno andiamo a fare le ricerche, quindi il muro dei vari risultati che corrispondono alle nostre chiavi che andiamo a inserire su Google. E gli annunci AdWords che sono sulla rete di ricerca sono quelli che stanno sulla destra oppure subito in alto con un colore diverso, quindi non so se avete presente quelli sono gli annunci AdWords, si possono anche vedere se mai ora intanto scorro. Poi c'è la rete invece display, che è la rete dei siti partner di Google, quindi che hanno accettato di mostrare pubblicità di Google, e quindi anche lì vengono